Ritrovarsi in Serie B ha un sapore diverso, lo si nota già ad un primo sguardo. Arrivano tutti col sorriso, con il piacere di salutarsi e con la voglia di ricominciare. È questa la fotografia della mattinata al centro Arvedi, ma tra un sorriso e un saluto anche la consapevolezza che sarà un campionato lungo e difficile da affrontare con il massimo impegno e senza dare nulla per scontato. Questa Serie B è un sogno per tutti, per noi, per i tifosi grigiorossi che aspettavano da tanto. E quindi siamo pronti, vogliosi e carichi di riportare l'entusiasmo che abbiamo lasciato un mese e mezzo fa quando abbiamo conquistato il campionato, riportarlo già da oggi negli allenamenti per preparare questa nuova stagione che si preannuncia difficilissima, però penso che saremo pronti. Al pre-raduno molti dei protagonisti della scorsa stagione, con qualche assenza giustificata come quella di Stefano Scappini, fresco sposo, ancora in viaggio di nozze, o di Fabio Scarsella, con qualche ora in più di permesso. Maiorino è arrivato qualche minuto dopo la foto di gruppo perché è impegnato nelle visite mediche che stamattina avevano in programma anche Salviato e Bellingheri, pure loro assenti. Ma tutti comunque a disposizione per il primo allenamento della stagione. Da oggi comincia una nuova avventura, un campionato difficilissimo, lungo. Noi dalla nostra dovremmo riportare il nostro entusiasmo per cominciare bene. Però da oggi bisogna scordarsi quello che si è fatto fino a un mese e mezzo fa, perché è tutta un'altra musica e quindi ci sarà da correre ancora di più, da lottare, però dalla nostra avremo un gruppo che è molto unito e questo dovrà fare la differenza. In tutti loro però i ricordi della stagione passata resteranno indelebili, come pure la certezza della forza del gruppo. Siamo bene insieme sia dentro che fuori dal campo. Poi so che il mercato sarà lungo e possono succedere tante cose, però anche chi arriverà sicuramente dovrà entrare in un gruppo dove ci sono delle regole, dei principi, ma sarà ben accetto perché in questo gruppo è facile entrare. Le vacanze sono finite. Con il pre-ritiro al centro Arvedi inizia oggi la nuova stagione della Cremonese. Per la squadra 3 giorni di test atletici e visite mediche prima della partenza per il ritiro di Ronzone, dove mister Tesser forgerà il gruppo che affronterà la prossima Serie B, un campionato che l'allenatore conosce molto bene. È un campionato molto difficile di Serie B, lo era quello di Lega Pro per raggiungere degli obiettivi. La Serie B proprio nella lunghezza, ma anche nella qualità delle squadre, che sicuramente chiaramente è più elevata e superiore. È un campionato che logora, un campionato che trova momenti di difficoltà per la strada di tutte le squadre, da quelle che lotteranno per la promozione a quelle che lotteranno per non retrocedere. È un campionato veramente difficile. Noi ci dobbiamo approcciare pieni di umiltà, ma di entusiasmo. L'entusiasmo che ci deve essere un'arma in più per noi, come lo è spesso per le neopromosse. Quindi su quest'onda noi dobbiamo approcciarci, la proprietà ha detto che l'obiettivo è il mantenimento di categoria e quindi sotto questo aspetto dovremo lavorare molto e sudare. Poi speriamo di riuscire a fare anche qualcosa in più di questo minimo obiettivo, ma chiaramente partiamo a oggi su queste basi. Le 3 retrocesse, Pescara, Empoli e Palermo, le neopromosse, Parma, Venezia e Foggia, piazze ambiziose come Frosinone, Bari, Perugia, Novara e Avellino. Più che una B, quasi una Serie A2, sarà un torneo cadetto di altissimo livello. È una Serie B particolarmente difficile, dopo la stagione anomala dello scorso anno, che è stata veramente di medio-basso livello, penso che quest'anno la Serie B tornerà ad essere quella che mediamente è sempre stata, un campionato difficile di buon livello. Già al termine della passata stagione, Tesser aveva espresso il desiderio di avere il 90% della rosa già a disposizione per il ritiro, spiegando quanto sia importante per lui il concetto di gruppo. Nessun volto nuovo nel giorno del pre-ritiro. Il tecnico fa il punto della situazione riguardo il mercato. Purtroppo partiremo forse non al meglio come è successo lo scorso anno, quasi al 90%. Quest'anno il direttore mi ha detto che in questi pochi minuti fa, che in questi 2 o 3 giorni ci saranno dei nuovi arrivi e quindi confido proprio che per quando partiamo per sul ritiro ci siano un po' di giocatori nuovi. E poi saremo completamente, come è stato fatto lo scorso anno, anche dopo aver visto la Coppa Italia e le prime amichevoli, vediamo quello che ci serve. Però adesso dobbiamo mettere giù 2 o 3 pilastri importanti su questa squadra e nel miglior modo possibile approcciarsi pieni subito di unità di intenti, come è stato lo scorso anno.